To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In nineteen seventy-seven I was made in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Respectfully Your, Afarish Court, Ramana Cuba. Il processo incominciò il 17 gennaio 1977, lo stesso giorno in cui Gary Gilmore veniva fucilato nello Utah. Gilmore era il primo detenuto ad essere giustiziato da quando la pena di morte era stata abolita dalla Corte Suprema USA agli inizi degli anni 70. La sua esecuzione servì a inquadrare il clima del processo. Il giudice aveva respinto quasi tutte le nostre mozioni, compreso il mio diritto a difendermi e ad agire da codifensore. Un cambiamento della sede del processo, una mozione per rivedere il verbale di Harper, una mozione per presentare le prove che ero stata vittima del programma governativo Cointel Pro, eccetera. Benché il National Jury Project avesse fatto una statistica nella contea di Middlesex, rivelando che l'83% della popolazione conosceva dai media il mio caso e che il 70% si era già formata un'opinione sulla, sulla mia colpevolezza, la Corte garantiva che avrei ricevuto un processo equo. Il giudice disse che avrebbe posto delle domande ai giurati e che si sarebbe assicurato che fossero equi e imparziali. Appleby si diede molto da fare per evitare di chiedere ai potenziali giurati se pensassero che ero colpevole, preferendo invece chiedere loro se pensassero di poter mettere da parte le loro opinioni personali. Evitò accuratamente di chiedere la loro opinione su di me, sul Black Liberation Army, sul Black Panther Party, sui militanti neri e su quanto altro fosse stato riportato in modo negativo o tendenzioso dai giornali. Gli avvocati non ebbero il diritto di fare domande ai giurati. L'esame preliminare fu strutturato da Appleby in modo tale da avere la certezza che i giurati più ipocriti e più prevenuti facessero parte della giuria. Ecco due esempi tratti direttamente dal verbale. Domanda: Ha già sentito di questo caso? Sì. Da quale fonte può avere sentito di questo caso? Dai giornali. Ne ha discusso con altre persone? Occasionalmente. E sulla base di quello che lei ha sentito dire, da qualsiasi fonte, crede di avere già un'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputata? Ebbene, ad essere perfettamente onesto, credo di essere leggermente prevenuto. Lasci che le faccia un'altra domanda. Nel caso che lei venisse scelto come giurato, pensa di poter sedere ed ascoltare tutte le prove di questo processo e poi giudicare equamente e imparzialmente? Pensa di poter applicare la legge che il giudice le proporrà e di mettere completamente da parte qualsiasi precedente opinione o concezione o idea che riguardi in qualche modo questo processo? Crede infine di poter emettere un verdetto equo circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputata? Penso che potrei. Crede che potrebbe? Sì, penso di sì. Esempio numero due pensa sulla base di qualsiasi informazione che lei possa avere raccolto su questo caso da qualsiasi fonte di essersi già formato un'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputata Direi sì, sì, direi che è colpevole, sì. Ritiene che sia colpevole? Sì. Lasci che le faccia un'altra domanda. Nel caso che lei venisse scelto come giurato, pensa di poter sedere e ascoltare tutte le prove di questo processo e poi giudicare equamente e imparzialmente e applicare la legge che il giudice le proporrà e di mettere da parte l'opinione che si è già formato? Sì, probabilmente potrei. E giudicare ancora con imparzialità se l'imputato è colpevole o innocente? Sì. Sulla, bra sulla base delle prove e tutto il resto, questi erano esempi tipici delle risposte date. Il giudice respinse la nostra richiesta di estromettere sulla base dei preconcetti che gli avrebbero impedito di essere giurati equi e imparziali. I due giurati del processo e le nostre ricusazioni perentorie furono rapidamente esaurite. Alla fine, rimasero nella giuria. Due amici, un'amica e due nipoti di agenti della polizia dello Stato del New Jersey. La cosiddetta fase di selezione della giuria si rivelò la più grande farsa nella storia giudiziaria. Quasi a metà della cosiddetta fase di selezione della giuria ero già pronta a lasciar perdere tutto. La giuria era peggio ancora di quanto apparisse. Non volevo più partecipare. Ma quasi tutti nel collegio di difesa pensavano che non partecipare sarebbe stato un errore. Senza di te non riusciremo a far mettere niente a verbale, non riuscirai mai a convincere una corte d'appello di niente devi alzarti in piedi e raccontare la tua versione della vicenda. Possiamo provare con le testimonianze mediche che ti hanno sparato alle spalle mentre avevi il braccio alzato. Possiamo provare che dopo che ti hanno sparato la tua mano era paralizzata e dalla posizione della ferita da arma da fuoco ti sarebbe stato impossibile sparargli con la mano sinistra. Possiamo provare che Harper ha sparato per primo. Possiamo provarlo se tu parli. Possiamo provare. Ero stanca di questo processo. Ero maledettamente sicura che nessuna corte di appello mi avrebbe liberata, né che lo avrebbe fatto nessuna giuria bianca, razzista e piena di pregiudizi. Era ovvio che non avevo neppure una possibilità su un migliore di ricevere giustizia i problemi finanziari, le difficoltà con le testimonianze degli esperti, i conflitti di personalità tra gli avvocati, uniti al fatto che stavo marcendo in isolamento, cominciavano ad avere un effetto su di me. Ogni giorno, quando entravo in aula, mi sembrava di entrare nel teatro dell'assurdo, non volevo averci parte. Gli avvocati dicevano che avrei potuto creare un clima politico che pensavano avrebbe costretto la corte d'appello a cedere se avessi partecipato al processo e fatto mettere a verbale il fatto che ero innocente. Erano convinti che all'ultimo minuto il chimico legale che stavano tentando di rintracciare in Canada sarebbe venuto e avrebbe salvato la situazione. Non ci facevo nessun affidamento, ma sapevo che stare dietro a tutto ciò che stava accadendo era importante. Decisi di rimanere, di partecipare anche se era qualcosa che mi stava uccidendo. Il processo continuò in modo assurdo. Fu selezionata una giuria interamente bianca. Sulla base del consiglio di counselor e delle Jury Project, entrambi valutarono che, benché i giurati prescelti fossero orrendi, gli altri erano peggio. Non solo il giudice respinse la mia richiesta di agire da codifensore, ma rifiutò anche il permesso agli avvocati di leggere la mia dichiarazione preliminare alla giuria. Ci fu un'incursione nella sede del collegio di difesa a New Brunswick. I documenti vennero messi sotto sopra e rubati, ma il giudice si rifiutò di avviare un'indagine, dicendo che la mozione era inutile. I testimoni dello Stato, per lo più sbirri, si alzavano e dicevano tutto ciò che gli era stato detto di dire. Noi non avevamo testimoni che li smentissero o almeno valutassero la loro testimonianza. Il testimone principale, Harper, l'agente statale al quale secondo loro io avrei sparato, dichiarò di avere detto una non verità durante il corso dell'istruttoria, ma negò che fosse una bugia. Passai la maggior parte del processo a guardare il soffitto e a odiare in primo luogo me stessa per il fatto di trovarmi in quel luogo. Quando venne il mio turno di testimoniare ero a pezzi. Avevo pensato di poter raccontare tutto del mio essere latitante, come lo ero diventata, tutto lo scenario politico che mi aveva portato fino a quell'aula di tribunale, ma poi mi dissero qualcosa sul fatto di aprire la porta, aprire la porta. Mi fu spiegato, era come aprire il vaso di Pandora. Se enunciavo le ragioni politiche che mi avevano portato alla clandestinità, l'accusa poteva introdurre tutti i tipi di prove pregiudiziali che non avevano niente a che vedere con quello che era successo sull'autostrada, allo scopo di dimostrare il mio intento criminoso. Sero Se io ad aprire la porta, l'accusa avrebbe potuto presentare manuali di guerriglia e un sacco di altri materiali che avevano trovato nell'automobile e che non avevano niente a che vedere con il processo. In mancanza di testimoni politici, il giudice aveva rifiutato di convocarli, che avrebbero potuto testimoniare sugli attacchi sistematici del Cointel Pro contro il movimento di liberazione nero, sui neri in generale, la mia testimonianza sarebbe stata distorta. Volevo tirarmi indietro del tutto, denunciare questo processo, ma era troppo tardi. L'unica cosa da fare era testimoniare, dare la mia versione dell'accaduto ed evitare di aprire la porta. L'anno di isolamento mi aveva resa quasi muta. Mentre prestavo la mia testimonianza tenevo stretta in mano una piccola foto della mia bambina. Ripensando oggi a quel processo e le ragioni per cui accettai di parteciparvi, ritengo che dovevo essere ammattita. Probabilmente era il fatto di aver affrontato tanti processi ed essere stata sempre assolta che mi aveva dato alla testa. La partecipazione al processo del New Jersey era stato scorretto e in disaccordo con i miei principi. Partecipando, avevo contribuito alla mia stessa oppressione. Avrei dovuto saperlo dall'inizio e non prestare dignità o credito a quella messa in scena. A lungo termine, il popolo è la nostra sola sede di appello. E gli unici che ci possono liberare siamo noi stessi. Donne pericolose L'8 aprile 1978 fui trasferita al carcere femminile di massima sicurezza di Alderson, West Virginia, l'istituto federale destinato a rinchiudere le donne più pericolose della nazione. Non ero stata condannata per alcun reato federale ma in base a un accordo interstatale, qualsiasi prigioniero può essere spedito come merce in qualsiasi prigione nel territorio USA, comprese le isole Virgin, a mille miglia di distanza dalla famiglia, gli amici e gli avvocati. Per il meccanismo di questo accordo, Sundiata era stato trasferito nel carcere di Marion nell'Illinois, la prigione federale considerata come il più brutale campo di concentramento in tutto il paese. Alderson era in mezzo ai monti della West Virginia e si aveva l'impressione che le montagne formassero una barriera impenetrabile tra la prigione e il resto del mondo. Non c'era un aeroporto e per raggiungerla erano necessari giorni di viaggio. Il viaggio ad Alderson era così costoso e difficile che la maggior parte delle donne riceveva visite dai familiari solo una o due volte l'anno. Ero detenuta nell'unità di massima sicurezza UMS che veniva chiamata Davis Hall. Ero circondata da un'inferriata elettronica sormontata da filo spinato che a sua volta era coperto da filo a fisarmonica, una specie di filo di ferro tagliente come un rasoio, eh, che è stato dichiarato illegale dalla Convenzione di Ginevra. Era un carcere dentro il carcere, nel posto regnava un silenzio simile a quello di uno strano braccio della morte, tutto era sterile e morto. C'erano tre principali gruppi nell'UMS: le naziste, le amanti delle negre ed io. Ero l'unica donna nera nel settore, ad eccezione di un'altra che se ne andò quando arrivai. Le naziste erano state trasferite ad Alderson, da un carcere della California, dove erano state accusate di aver dato fuoco ad altre prigioniere. Erano membri dell'Aryan Sisterhood, sorellanza ariana, l'ala femminile di un gruppo nazista bianco che opera nelle prigioni della California ed è noto per le sue aggressioni ai prigionieri neri. Nello stesso settore delle naziste c'erano le donne della Manson Family, la banda di Manson, Sandra Good e Linda Fromm, dette Squeaky. Stridula. Sandra era stata condannata a 15 anni per avere attentato la vita eh, di dirigenti commerciali e di funzionari statali e From stava scontando l'ergastolo per aver tentato di uccidere il presidente Gerald Ford. Assomigliavano ai gemelli Bob C Ed erano chiaramente fuori di testa. Si chiamavano fra di loro rosso e blu. Ogni giorno rosso indossava vestiti rossi dalla testa ai piedi e blu vestiva di blu. Erano così fanatiche nella loro devozione a Charles Manson che gli scrivevano ogni giorno informandolo di tutto ciò che accadeva nell'UMS. Attendevano suoi ordini e si poteva star certe che se avesse ordinato loro di uccidere qualcuno sarebbero morte tentando di farlo. <coughs> Nello stesso settore delle naziste C'erano anche due prigionieri provenienti dai Monti, una scrofo obesa che non si lavava mai e camminava a piedi scalzi e una specie di maschiaccio che masticava tabacco e si comportava come se fosse nell'esercito confederato. C'era una nazista indipendente che aveva litigato con le altre, ostentava un'enorme svastica ricamata sui suoi jeans. Nel gruppo delle quattro o cinque amanti delle negre c'era per fortuna Rita Brown, una rivoluzionaria bianca della George Jackson Brigade, un gruppo della West Coast. Era femminista e lesbica e mi aiutò a comprendere meglio molti aspetti del movimento bianco di liberazione delle donne, diversamente da Jane Alpert che avevo conosciuto nella prigione federale di New York e che non potevo sopportare né personalmente né politicamente. Rita non separava l'oppressione delle donne dal razzismo e dal classi classismo nella società rusa. Eravamo d'accordo che il sessismo, come il razzismo, era generato dai governi capitalistici e imperialistici e che le donne non sarebbero mai state libere fino a quando fossero esistite le istituzioni che controllano le nostre vite. Rispettavo Rita perché praticava realmente la sorellanza e non era solo una di quelle che chiacchierano e fanno tirate di ore contro gli uomini. Ero certa che molti funzionari del carcere pensassero che non avrei mai lasciato quel posto viva. Era la situazione perfetta per una trappola e io prendevo seriamente in considerazione questa possibilità. Non volevo rogne, ma feci capire alle naziste che ero pronta a difendermi in qualunque momento. E se cercavano un culo, come si diceva in carcere, dovevano portarselo. Misi Mi in chiaro che le odiavo quanto loro odiavano me e che se c'era una madre a dover piangere, sarebbe stata la loro e non la signora Johnson. Dopo un paio di scontri, le naziste se ne stettero lontane da me. Dopo un po' di tempo che ero ad Alderson venimmo a sapere che l'UMS sarebbe stato chiuso perché era stato dichiarato incostituzionale. Fu quindi studiato un programma differenziato di chiusura globale che permetteva alle prigioniere dell'UMS di allontanarsi durante il giorno per partecipare alle attività del carcere permesse alle altre prigioniere. Ottenne un lavoro nel gruppo di meccanica generale, fruivo della socialità, frequentavo dei corsi, poteva andare a mangiare e stare insieme alle altre prigioniere comuni. Molte delle sorelle erano nere e povere e per lo più provenienti dal District of Columbia, dove ogni reato costituisce una violazione dello statuto federale. Erano sorelle in gamba, condannate a pene feroci per crimini minori. Come accadeva anche nel carcere federale di New York, alcune donne non potevano permettersi di comprare sigarette senza rinunciare al necessario, mentre altre avevano soldi, contatti, indossavano pellicce e vivevano come se si trovassero in una prigione diversa. Di queste ultime ce n'era un piccolo gruppo che erano state condannate per traffico di droga. Girava voce che in carcere proseguissero lo stesso commercio che avevano fatto nelle strade, solo che ora. Lavoravano per le guardie. Un giorno, mentre stavo ritornando a Davis Hill, una donna di mezza età con i capelli sale e pepe attirò la mia attenzione. Aveva un aspetto dignitoso da insegnante. Qualcosa mi attrasse verso di lei. Mentre scrutavo la sua faccia, vidi che lei scrutava la mia. I nostri occhi si interrogavano insistentemente. Lolita? azzardai. Assata? rispose. E poi, nel mezzo del cortile della prigione di Alderson, ci abbracciammo e ci baciamo. Era per me uno dei più grandi onori della mia vita. Lolita Lebron era una delle prigioniere politiche più rispettate nel mondo. Da quando aveva cominciato a sapere della sua lotta coraggiosa per l'indipendenza del Porto Rico, avevo letto tutto ciò che mi era stato possibile trovare su di lei. Avevo passato, aveva passato un quarto di secolo dietro le sbarre e aveva rifiutato di essere liberata sulla parola, a meno che anche i suoi compagni non fossero stati liberati. Dopo tutti quegli anni era rimasta forte, incrollabile, indomita, sempre impegnata per l'indipendenza del Porto Rico e la liberazione del suo popolo. Meritava più rispetto di quanto le veniva lì espresso e io stessa non riuscivo a dimostrarlo a sufficienza al mio». Negli incontri successivi deve essere stata una specie di rompiscatole per lei, dandomi da fare per portarle al vassoio, procurarle una seggiola o fare qualunque cosa potessi per lei. Lolita aveva passato l'inferno in prigione, eppure era straordinariamente calma ed estremamente gentile. Aveva trascorso anni di isolamento nella Davis Hall, oltre agli anni di isolamento politico e personale. Fino all'ascesa del Movimento per l'Indipendenza del Porto Rico, alla fine degli anni Sessanta, aveva ricevuto ben poco sostegno. Erano passati degli anni senza ricevere neanche una visita. Per molto tempo era stata tagliata fuori dal suo paese, dalla sua cultura, dalla sua famiglia, e non aveva avuto modo di parlare la sua lingua. La sua unica figlia era morta mentre lei era in prigione. Appoggiavo Lolita al cento per cento, ma c'era una cosa sulla quale non andavamo d'accordo. All'epoca del nostro incontro, Lolita era in un certo senso anticomunista e antisocialista era estremamente religiosa e penso credeva che la religione e il socialismo fossero due forze opposte, che i socialisti e i comunisti fossero totalmente contrari alla religione e alla libertà religiosa. Dopo la ripresa del movimento d'indipendenza di portoricano, Lolita ricevette la visita di persone di ogni tipo. Alcuni erano robot pseudo rivoluzionari che l'attaccavano per le sue convinzioni religiose, dicendole che per essere una rivoluzionaria doveva mettere da parte la sua fede in Dio apparentemente non era mai venuto in mente a quegli idioti che Lolita era più rivoluzionaria di quanto loro sarebbero mai riusciti ad essere e che la sua religione l'aveva aiutata a rimanere forte e impegnata in tutti quegli anni ero furiosa per la loro arroganza rozza e fuori posto mentre era Dalerson divenni molto amica di una suora cattolica Mary Ellis che mi introdusse alla teologia della liberazione Avevo Le letto alcuni articoli di Camillo Torres, il prete rivoluzionario, e sapevo che c'erano molte suore preti rivoluzionari in America Latina, ma non ne sapevo molto di teologia della liberazione. Non sapevo che Gesù avesse cacciato i mercanti dal Tempio e che avesse detto che i poveri di spirito avrebbero ereditato la terra e molte altre cose che si contrappongono direttamente al capitalismo. Avevo detto al ricco, di regalare i suoi averi e che è più facile che un cammello entri nella cruna di un, di un ago che un ricco nel regno di Dio. Sapevo qualcosa, ma rispettavo troppo Lolita per aprire inopportunamente la bocca. Decisi di studiare la teolo teologia della liberazione così da poter sostenere una conversazione intelligente con lei. Ma non ebbi mai l'occasione. L'istituto di massima sicurezza chiuse e io fui rispedita nel New Jersey. Adesso Lolita è libera e non è più isolata da quanto sta accadendo nella sua parte del mondo o nella sua chiesa. So per certo che ovunque sia starà pregando e combattendo per il suo popolo.